got CC by and C and D, CC by and D, but then the CC by and CSA, CC by and C. It gets quite CC in a way, but that's the world we live in. So you CC by, cause let's see why it's a gift that keeps on giving. Well, you CC by, cause let's see why it's a gift that keeps on giving. La tua posta è salva, bellezza. Proteggi la tua posta. Che dici? Sinceramente? Cioè, sinceramente, nella sincerità. No, io credo che sia giusto risparmiare. Però mangiare scatolette scadute nel 95 può avere degli effetti collaterali imprevisti, te lo dico. Innanzitutto nella scatoletta c'era scritto 99 e non 95, no? Comunque io parlavo dello spot, il corto. Non ne afferro il senso. Allora, lo ripeterò una volta. È uscito un bando del ministero, danno 2000 euro, che uno dice, quanti ne danno? 1000? Ma no, stai scherzando, ne danno 2000 al miglior spot sulla salvaguardia della posta. Deve essere qualcosa sulla privacy, qualcosa del genere, non ho capito. E tu stamattina ti sei svegliato pensando di risolvere la tua vita scrivendo questa minchiata? No, veramente mi sono svegliato pensando di prendere lezioni di batteria. Poi dopo però ho pensato a quello. Ecco! Mi serve un vestito elegante. Mi è spaventato. L'ultimo vestito elegante che avevo l'ho venduto a... Chi l'ho venduto? Per la guarnizione del caffè. Maledetto caffè. Fai come me, no? La scorsa settimana c'erano i saldi, mi sono rifatto il guardaroba. Hai comprato qualcosa? Comprato. Hai presente tutti quei manichini con le magliettine con su scritto saldi? Ne ho raccattate una decina. Bello. No, però aspetta un attimo. Metti che mi chiamano dal ministero per premiarmi. Quella non va bene. Mario, l'immagine è la prima cosa. La vita dei preoccupati è così. Bisogna eccellere nell'arte dell'arrangiarsi. Sempre. Anche nell'ambito della moda. Tutorial numero 1 sull'abbigliamento dei preoccupati. Come realizzarsi in casa una camicia e una cravatta. Passo 1. Procurarsi del bianchetto. Sì, quello che avete rubato nell'ufficio dell'ultimo colloquio va benissimo. Dipingersi i polsi con pennellate regolari. Passo 2. Prendere una t-shirt bianca e con un pennarello nero dipingere colletto e bottoni della camicia. Passo 3. Con la tenda rubata nella stanza del coinquilino che lavora, ritagliare una striscia di stoffa della dimensione di 10 x 80 cm. Piegare l'estremità inferiore a forma di punta e fermarla con colla vinilica. Coprite tutto con una giacca. Con questi pochi passi avremo così il nostro vestito e saremo pronti per il colloquio. Ecco qua, guarda, sai che ti dico, non c'è niente di meglio di un bel pranzetto per farsi venire idee brillanti. Ma io non so cosa dire, uno dice di qualcosa, non so cosa dire, ma grazie. Ma che devi dire, grazie, ma lo sai grazie, che mi piace cucinare, voilà. È pasta in bianco. Lo so, volevo fare pasta panna, zucchine e gamberetti, ma ho bruciato le zucchine. I gamberetti mi sono caduti per terra e la panna l'ho dovuta buttare. Era scaduta. Ti dico solo che ho posto resistenza. No, Mario, no. Mi serve un'idea per lo spot. Un'idea. Lo spot, un'idea. Ti do una mano io. Allora dammela. Una ragazza entra in una stanza. Comunque in maniera... concitata. Bravo. Sono stato bravissimo. Poi inizia a correre verso la cucina, inseguita da due uomini con la kefia. No, aspetta un attimo. Con la kefia gli uomini? L'idea è mia, quella di stamattina, non fosse stato per la kefia, ma l'idea è mia. Veramente? Eh sì. Ecco perché mi risultava così familiare. L'ho sentita stamattina.
Ma allora funziona. No, funziona, funziona. Andare. A pensarci bene non è malaccio. Non è male. No. Funziona. No. Metti via. Scusate se vi disturbo, ma vedo le vostre ombre sotto la porta. Sì! Arrivo! Signor Tinelli! Come... Avanti, avanti. E stavo andando in chiesa e mi sono detto andiamo a vedere come stanno Saverio e Mario. Meno male, adesso. Allora, cari ragazzi, tutto bene? Tutto, sì. Tu come stai? Io sto bene. Poi, secondo noi stiamo bene. Non ci possiamo certo lamentare. No. Volevo dirvi che se non pagate il condominio entro domani, sarò costretto a cacciarvi di casa. No, non io, no, L'amministratore del condominio ha detto così. Cioè, noi non dubitavamo, non... Io, sapete, io sono cristianamente paziente. Meno male, meno male. Anzi, adesso devo andare, che ho un appuntamento con i ragazzi del Santissimo Crocifisso. Addirittura. Signor Tinelli, se posso permettermi una domanda. Quel vecchio problema della muffa in bagno. Lo so, capita in primavera, Sì, però è un anno, o è sempre primavera. Queste stagioni, non si capisce più niente. Arrivederci. Sì, non ci sono più. Le mezze. La vita dei preoccupati è così. Affitti in nero, nessun diritto. Dopo l'antimuffa ci spariamo il diserbante. Signor Tinelli! Compare. Oh. Il problema lo sai qual è? È che tu sei troppo selettivo, è per questo che non trovi lavoro. Questo lo diceva pure mia nonna. Madonna. Tua nonna parlava assai però. Ecco, questo secondo me è perfetto. Donatore d'organi. Bravo, ottima opportunità di lavoro. Bravo. Guarda che un pensierino si può fare. Okay, non riesci a trovare un lavoro che non si concluda con una qualsivoglia menomazione fisica. Oh, Saverio. No, io te lo dico perché voglio dire, oh. Fai come vuoi, ma sappi che così ti precludi un sacco di opportunità di lavoro. Un sacco. E sui nuovi mestieri che bisogna puntare. A parte che l'organo è un mestiere se lo sai suonare. La vita dei preoccupati è così. Non disdegnare mai nessuna possibilità di lavoro. Come quella volta che ho fatto un periodo di prova in una gelateria in Cecenia. Due coppette! Questo crema! Quello! Allora una coppetta è un cono piccolo. Zerdoski! Una coppetta è un cono medio. Il cono non ti serve più. Ah, il cono. È meglio mettere panna. Sì, ma non è possibile. Eh? Cercano solo persone super ultra specializzate. Guarda qua, chimico industriale, analista finanziario, ammaestratore di struzzi. Che struzzi. È incredibile. Cioè, non c'è nessuno che si adatti a me. Ho capito, ma per adattarsi a te un testo dovrebbe suonare più o meno così. Cercasi Mario, senza precedenti esperienze, per lavoro semplice e stimolante, ben pagato e con ottime opportunità di carriera. E non esiste. Stai scherzando? Sì. La scorsa settimana ho trovato un annuncio esattamente così. Era per un'azienda farmaceutica che cercava cavie. Cioè, l'unica differenza era con ottime possibilità di sopravvivenza. Vabbè, ma poi stai a guardare il cavillo. Sì, infatti. Insomma, tu invece?
Hai trovato qualche lavoro abbordabile? Lavoro? Il lavoro, sì, il lavoro. Quella cosa che sudi, sgobbi, poi alla fine ti pagano, hai presente? Sì, sì, sì. Tranne per il fatto che alla fine ti pagano, ho presente. No, comunque non ho tempo. Io cerco di trovarlo, ma non ho tempo. Sto pensando al mio spot. No, Saverio, è una persecuzione sto spot. No, aspetta. Ho scritto una sceneggiatura da Oscar. Da Oscar? Certo. Sì, come quella dell'altra volta, siamo freschi. No, infatti è come quella dell'altra volta, è uguale. No, però c'è un cambiamento. Questa è la genialata. È ambientata alle poste. Tu pensa che è genialata? Posta. Poste. Sei un genio. Me lo diceva pure mia nonna. Porca. Lo immaginavo. Ma per i terroristi islamici cosa pensi di fare? Ho chiesto ai tizi che vendono frutta e verdura qui sotto. Oh no, vabbè, se intendi quei due innocui filippini che stanno qua sotto, ho già i brividi. Comunque, abbiamo anche mezzi tecnici invidiabili. Invidiable, come si dice in inglese. Aspetta, no. Aspetta, com'è qua? Mario, respira, tranquillo, respira, dai, su, non piangere, Mario, dai, tranquillo, respira, Mario, tranquillo, gli sbirri li abbiamo seminati, dai, basta, tranquillo. Tu mi avevi detto che avevamo l'autorizzazione per fare le riprese in quell'ufficio postale. Infatti, ho chiesto a mia madre che lavora alle poste, mi ha detto che non c'era nessun problema. Ma tua madre lavora alle poste ad Olbia. Capito, ma le poste sono internazionali, dai. Ti ha fatto sparare addosso, non mi sembra sia successo niente di grave, però, no? I filippini sono morti. Vabbè, compreremo la frutta e la verdura da un'altra parte. Aspetta, Mario, abbiamo un concorso da fare. Questo è il bando e la scadenza è oggi. Hai visto questo? Sì, ma perché qua dice Ministero dell'Ambiente? Non capisco. Dove? Ah, qui, Ministero del... sì, là. Salvaguardia della costa. Salvaguardia della costa. Ah, non dice posta. Ormai è chiuso, quindi. Una volta. Ho sbagliato una volta. Inizia a correre. Mario. Saverio, te lo do come un consiglio fraterno. Inizia a correre. Io non sono d'accordo a questa cosa qui. Però mi adeguo. Recupera! Torniamo indietro! Veloce! Ripetiamo da capo! Te la sei presa, no?